Ciao a tutti i Flytire, oggi facciamo una white partridge. Allora, prendete una perlina, io adesso questa la faccio su amo 10 con perlina rosa del 4 in tusteno, e l'amo è un partridge emerger. Tutti i materiali come al solito li metto sul blog se volete dargli un'occhiata, e così vi fate anche la lista di tutto quello che occorre. Come filo usiamo, io uso un filo bianco della Vevus, che è un G02 100D, però potete usare anche un filo della Vevus dell'8 se non avete questo, perché siccome il corpo è fatto solo di filo di montaggio è meglio avercelo un po' più spesso per non fare molti giri. Allora andiamo a fissare il filo di montaggio. Tagliamo l'eccedenza, come al solito una ninfa abbastanza semplice da fare. Poi prendete il tinsel UV, sempre della Vevus, lo small, il più piccolino, andiamo fino alla curvatura e andiamo a fissare il tinsel. Ora dobbiamo dare un po' di spessore al corpo e farlo diventare bello bianco. Qui la conicità, non faccio la conicità ma bensì faccio più largo il centro in questa maniera. Bene, lasciate 2 o 3 mm di spazio vuoto tra la perlina e il corpo, e poi se volete con un pennarellino rosa andiamo a dare un colpino al culino. Poi prendiamo il tinsel e lo andiamo ad avvolgere per formare il rigaggio. Eccoci qua, tagliamo il tinsel. E col filo bianco abbiamo terminato, quindi andiamo a chiudere. Ora andiamo a mettere un po' di colla UV sul corpo. Non è per fare un perdigon, ma semplicemente perché il tinsel, quando la trota mangia la ninfa, non si spacchi o non si sposti. E anche, diciamo, che dà un bel effetto alla ninfa. Ovvio poco, tanto da rivestire una parte in modo che sia, come dicevo, bella resistente. Con la lampada andiamo a catalizzare tutto. Eccoci qua, vedete che il corpo. Ora andiamo a mettere del filo nero del 10, sempre della Vevus, e andiamo a fissarlo. Tagliamo l'eccedenza, poi mettiamo un po' di cera sul filo di montaggio e ci andiamo a mettere del dubbing bianco, e va bene sia bianco ma anche crema, e andiamo ad avvolgerlo stando a 3/4 della ninfa. Vedete,
cosa, poi teniamo un po' indietro e andiamo a creare una base sempre di 2-3 mm in questa maniera. Poi prendiamo una piuma di pernice bianca, quelle più chiare della pernice, la mettiamo la punta così e andiamo a tagliare la puntina così e andiamo a fissare la punta. Questo è un metodo che ho imparato da guardando i video di McPhail, quindi c'è sempre da imparare qualcosa. Poi prendiamo con la pinzetta tiriamo indietro bene tutte le fibre e andiamo ad avvolgere proprio una volta, perché se mettete poi alla fine troppa pernice, alla fine poi non si vede il corpo, è come fare, potete fare solo pernice basta, che il corpo tanto poi non si vede, invece io preferisco mettercene poco. Però poi vi farò vedere com'è l'effetto bagnato, mettendocene questa quantità si riesce comunque a vedere poi sotto il corpo anche da bagnata. Andiamo a mettere ancora un po' di cera e andiamo a mettere il del dubbing nero o comunque marrone scuro. Io ce l'ho, se ce l'avete anche con dentro un po' di flash ancora meglio. Andiamo ad avvolgere la parte anteriore e la ninfa è fatta. Un po' di colla sul filo di montaggio, facciamo un nodo, due nodi e la ninfa è pronta. Adesso vi faccio vedere anche come viene con l'effetto bagnato. Vedete che anche da bagnato riusciamo sempre a vedere il corpicino sotto. È una ninfa spettacolare, anche usata quando magari la ninfa non state prendendo poco, comunque hanno calato la loro attività. Vi consiglio di provare un po' a tenerla intrattenuta, proprio ferma, muovendola fluidamente, magari con la canna, tirando la canna un po' in alto, o se no anche proprio lasciandola lì ferma per un 5 secondi. E vedrete che se c'è un pesce arriverà. Spero che vi sia piaciuta. Un saluto da Diego e da Dressing Italiano. Ciao, alla prossima.